qual è l'origine di queste divisioni. Allora dice che queste differenziazioni sono importanti a livello economico, perché poi chi riceve i fondi sono alcune di queste organizzazioni. Per esempio FATA è quella che è il governo federale che riceve i fondi dagli Stati Uniti. Invece FANA, what money? Yes, just money. For money's sake, education system is taken by one man, Aga Khan. Okay. FANA sono organizzazioni che ricevono i soldi soltanto da un'area, da Aga Khan, che è la dominazione più ricca della zona, e AJK Muslim countries. Allora la parte musulmana. Quindi la parte FATA riceve i soldi più di tutti, quindi sarà più anche ricompensata a livello di strutture. FANA, abbiamo detto, riceve soltanto dei fondi locali, e AJK soltanto i fondi musulmani. Allora, questo va ad influire sulla costruzione, sulla sistemazione dell'offerta educativa, del sistema educativo. Only 1 year has passed for that earthquake of 7.6 Richter scale, which hit the AJK. Things were all flattened. Universities disappeared. Now the Western governments like Canada, like all other EU people, they are now in AJK. They are building the new buildings, shock-proof buildings, and education system is right now sponsored by EU and Canada and Australia. All the NGOs, non-government organizations, they are busy in AJK. Allora, anche quando c'è stato il terremoto, vi ricordate che ci fu il terremoto nel Pakistan, l'orientamento nel dare i sostegni economici era tenendo conto di queste sistemazioni, di queste organizzazioni interne. Quindi gli aiuti, quelli dell'Unione, delle Nazioni Unite e del Canada, andavano soprattutto the Canada also wanted to fund no to Egypt. Quello del Canada andavano soprattutto alla parte musulmana e non governmental is there, not governmental. Government of AJK is there, but they don't have money. So money they, is the help comes and they run the government. Okay. E quindi tutti gli aiuti dell'Occidente andarono soprattutto per questa parte musulmana. Allora, al fin che we need tu posta un question. Yes. But shall I give them the slabs of the education system? No, after all. After all. Okay? We have to rest, think now. Yes, okay, is there questions I can ask? And now we have question and then you can go on. Yes. Allora, le domande. Yes, if you have some questions in your mind, because allora ci sono delle domande. È possibile prendere la classe un pochino? I sistemi educativi di ciascuna area, diciamo così, sono così differenti tra di loro? Cioè, i programmi scolastici che loro hanno sono così diversi tra di loro? Allora, what about the system of education of each of these administrations? Each of the provinces. Well,
We have a national education policy. As much difference about the system of another. Yes, in primary education, hell of difference because books are in their languages. If they want to know the name of the language in each province, quickly I can pass it on to them. And then they will see, oh, in Sindh, all the books are in Sindhi language. Ok, una grossa, grande differenza è che mantengono le lingue specifiche, quindi ognuna di queste province avrà la lingua locale e i libri di scuola sono scritti nella lingua locale. Allora, questo aumenta la difficoltà di comprensione. Ma nella scuola primaria comunque, nel senso che poi man mano che si va avanti o... Just primary and in secondary it is national level. Infatti. Allora, nella scuola primaria ci sono le lingue locali, nella scuola secondaria la lingua nazionale che è l'Urdu. Urdu and English, English compulsory. Urdu come lingua nazionale locale e l'inglese come lingua nazionale. Urdu, you are the... Quindi diciamo gli studenti diciamo dal primo livello cominciamo dal livello di base Urdu. E poi per andare alle altre scuole si dovevano spostare. La domanda è praticamente dalla scuola primaria poi per andare alle successive, ai successivi livelli fino alla scuola superiore le persone dovevano comunque spostarsi oppure comunque nella zona Di each province has its autonomy from primary to secondary school or some province has more facilities than others. Only in the private sector the provinces which have money they can afford like O-level, A-level. Allora, c'è la divisione tra il sistema privato e il sistema pubblico. Il sistema privato è quello che offre tutte le possibilità, certo. Quindi dalla primaria alla secondaria non c'è problema. Il sistema pubblico no, perché alcune zone sono più sprovviste di altre e non ci sono le stesse possibilità, le stesse opportunità di eseguire gli studi come le aree private. Allora, the private education is the most useful. But whosoever can afford, they are 10% people in Pakistan. Ok, allora, la più completa è la scuola privata, ma solo il 10% la può seguire, i ricchi. 150 million population in Pakistan right now. Quanti? 150 million. And we have another system to the young age called madrasa education, madrasa. Every mosque is running school in itself. And they were before religious education, but now government, all provincial government has said to them, we shall teach them mathematics, we shall teach them logic, we shall teach them social sciences, and make them parallel to the other mosques. It's every mosque has the school in it. Allora, madrasa da tanto education of Korean. It was basically for Quran. No, it's public. No, it is public. Ok, la madrasa è l'esempio più importante perché madrasa ha sempre avuto una educazione coranica, quindi erano scuole musulmane. Adesso il governo è intervenuto e ha chiesto la trasformazione delle scuole coraniche in scuole pubbliche. E allora la gestione diventa gestione dello Stato, con non un'imposizione della legge coranica. Altre domande? And this is written in Pakistan central book, which is a controlling book. Who is a literate person who can read Quran only? He cannot know the meaning because Quran is in Arabic. Whosoever can read Quran, he is a literate person. All others are illiterate. All the others are? Who cannot read Quran, they are illiterate. And the literate person is that who can read Quran. Allora, il livello di alfabetizzazione.